Bene, salve a tutti quanti. Viene da dire salve a tutti. Vabbè, comunque avete capito che non è cosa. Ragazzi, oggi creiamo il nuovo agente. Creiamo il nuovo agente, nuova categoria. Abbiamo iniziato con il militare e adesso ci butteremo. Sarebbe, diciamo, conseguenza logica di buttarsi sullo zelota, ma andrei sullo psionico, ragazzi, perché i mutanti psichici e psionici traggono potere dall'immaterium per alimentare le loro formidabili abilità mentali. Sono visti con sospetto e considerati occultisti in tutto l'imperium. Furia psica, beh, questa è la base. Ok, ragazzi, andiamo avanti e creiamo il nostro personaggio. Allora, il dominio è pieno di mondi avviati insieme. Allora, da quale pianeta viene? Allora, io direi che facciamo venire da Cadia, ragazzi. Precedente noto come il mondo fortezza più famoso dell'impero, ma sua caduta ha segnato l'inizio dell'era Indomitus, impero oscuro. Anche Pavane, colonizzata relativamente di recente. Mornax, tetromondo minerario. Incron, mondo oceanico, popolazione abita in vaste isole alveare, ma è anche il deposito navale del dominio Moebian. Branks Magna, mondo industriale prospero, piccolo mondo agricolo, Messelina Gloriana, luna ricca di foreste, che è un mondo santuario minore, anche questo non sarebbe male. Poche risorse, popolazione scarma, strategicamente importante. Ragazzi, io lo faccio venire. Da Messelina, considero il secondo mondo, dominio mobile, dominio santuario. Pellegrinaggio famoso, dai, andiamo sulla luna Gloriana, guardia del santuario. Allora, il nostro carattere eravamo, che cos'era? Una guardia del santuario, ovviamente. Milizia religiosa fanatica di destra Lixino, che ha fatto giurare di difendere fino alla morte. Lucidatore di santi, no, guardia del santuario. Visione, allora, qual era la nostra crescita, cosa abbiamo visto? Allora, fuga nelle lande desolate, isolamento, affidarsi a se stessi, forgiato dalla fatica, lavoro che logora, emarginazione, visione. Guadagnarsi la mia protezione del futuro nei bassi fondi, ma la fiducia è talmente grande, è solo una questione di tempo, prima non sono un senso di potere psichici venga segnalato. Ma ragazzi, andiamo di visioni, dai. Ne ha passate tante, ne ha passate tante, quella che chiamiamo vita, tutta difficoltà e trionfi, un incidente che spicca nella tua memoria. Bene, allora direi il risveglio psichico. Come psionici, spesso chiamati occultisti, sono mutanti che usano i propri menti per trarre potere alla propria esibizione, però adesso molti sono abituati a ignare il proprio potere finché non vi viene un risveglio psichico, in seguito al quale vengono ripudiati dalla società, addirittura perseguiti dalla scolastica psicana. Andiamo di così. Bene, ragazzi, adesso andiamo di corporatura. Lo facciamo maschio, anche questo. Facciamo maschio, gli diamo un colore molto pallido. Direi, mediamente pallido, dai, un po' troppo rossiccio, olivastro. Direi che lo farei di questo pallore, dai, così bianco. Ci mettiamo una faccia che al momento non saprei, sono venuti tutti brutti questi della luna storta praticamente, e direi che lo mettiamo un po' più carino anche questo qui, dai, va bene così. Colore degli occhi, andrei sul rosso, anche sul violaceo, ma diciamo che possiamo andare dal mondo nativo Cadia. Potevamo anche. No, non abbiamo niente dal mondo nativo. Allora, colore degli occhi dal mondo nativo Cadia, non attivo, non siamo di Cadia. Andiamo di. Dai, questo qui, ragazzi, altrimenti non sarebbe un opzionico se non ho qualcosa di un po' particolare. Gli occhi 1 e 1, la David Bowie. No, ragazzi, mettiamoci degli occhi un po' più normali. Un po' più normali. Ovviamente, ragazzi, io opzionico me lo immagino un po' pelato. Un po' pelatello. Facciamo un po' pelato perché giustamente deve convogliare le sue capacità psichiche in una mente alquanto super avanzata. Quindi, diciamo, ragazzi, andiamo.
di super pelata, eccola qua, scegliamo quale pelata è un po' più interessante per un opzionico del nostro livello, diciamo completamente pelata e basta, completamente pelata, non c'ha i capelli. Peli facciali, ragazzi, peli facciali, una bella bestia, peli facciali, si può fare il baffetto, a barbetta, magari direi anche, ragazzi, teniamocelo giusto un po' sopraccigliato, senza peli facciali, vabbè, ciao, senza peli facciali di nessuna specie particolare. C'è un biondino, rossiccio, rossiccio malopelo, rossiccio malopelo, dai, un po' più sul biondo. Dai, così, dai, direi che va più che bene, anche rosso, dai, nero. Altrimenti sarebbe bianco, grigio. Ragazzi, qua, vabbè, dai, diciamo così. Tatuaggi sul viso, ragazzi, tatuaggi sul viso. Direi anche di no, perché non siamo brutti ceffi, proprio brutti. Quindi diciamo, teniamocelo abbastanza pulito. Tatuaggi sul corpo, idem. Cicatrici, via, togliamo le cicatrici. Altezza, direi che possiamo fare altezza un po' media, un po' sopra la media. E continuiamo. Bene, adesso vediamo di I've voce. dreamed many dreams before, but never like this. They're normally, well, they're normally nicer, with delicious food and flowers and comforting colors. Oh, and songs to warm the heart and lighten the soul. I like songs, but there isn't any music in this dream. Everything's loud and angry and has sharp teeth. My beloved insisted I am not to worry. That the dream and everything within it will unfold precisely as it should. I'm sure it will. I should have known the enforcers would not tolerate me forever. My skills, they valued, but my nature, that they despised. I was a convenience, one who could glean truths they could not, who could follow a trail of evidence like a shining path when all others remained blind to its existence. And all of it asking nothing in return. That I brought closure to the grieving and the guilty to the penitent's pyre was my reward. It seems that no matter how low I set my Remain Beh, vigilant, ragazzi, associates. andiamo di erudito, senz'altro chiedere alla vita e ci mettiamo come fede mal riposta, un bel verde fede mal riposta. E dice, direi che è pronto, non lo chiamiamo Michael, ma lo chiamiamo Fusaiker, proprio in onore di Fusetto, proprio perché Fusetto era il nostro personaggio militare. Allora, sono nato su Messalina Gloriana, in giovane età sopravvissuto al rituale del trono insanguinato, unendoti a una setta milizia dell'ecclesiarchia, nota come i rampoli dell'imperatore. L'inizio delle cause venivano trattati aspramente, ma le varie avversità non hanno fatto che temprare la tua fede e resilienza. Crescendo hai iniziato ad avere delle visioni confuse sul futuro. Hai usato il tuo talento per guadagnarti la vita prediccendo il futuro nei vicoli bui dei blocchi abitativi. Hai preso coscienza dei tuoi promettenti poteri psichici, o forse si tratta dell'inizio della pazzia. Difficile distinguere. Un famoso diacono di Crucis ti ha dichiarato infedele. La maggior parte della gente sapeva che le accuse erano sorte per l'audacia del mettere in discussione lo stile di vita lascivo del diacono. Ma ti hanno comunque mandato nella nave prigione, il bastione di Tancred. Si trova sul bastione in rotta verso Atoma Prime. Beh, ragazzi, iniziamo questa nuova storia con Fusaiker, che ha avuto questa vicenda un po' particolare, molto particolare. E andiamo. Conferma e gioca il prologo. Ma ragazzi, il prologo ce lo ricordiamo. Saltiamo il prologo, ragazzi, saltiamo il prologo perché sappiamo di che si tratta, è uguale per tutti, quindi avanti tutta. E iniziamo direttamente il nostro salvataggio. Thank you.
am Grendel. It is my honor to serve the God Emperor of mankind and fight the darkness that contaminates the Imperium. The supreme power of the Holy Inquisition is mine to wield. Who am I? I'm a warrior. The Hive World of Atoma Prime is a vital stronghold of Imperial power. No matter the darkness, no matter the racking storms of space, Atoma Prime must stand resolute. But a threat has come. The very darkness I am sworn to deny. Who am I? I am warrior. I have learned that Atoma is cast by the dark stain of truth. Chaos is the arch enemy of mankind. It is the damnation of the warp. It is everything I am sworn to oppose. Who am I? I'm a warrior! It can only be cast out by the light of the throne and the scourging touch of flames. Who am I? I'm a warrior! As an instrument of the Inquisition, and no matter the risk to body and soul, I will purge the heart from top to bottom, and cut out every scrap of darkness I find. Who am I? I am a warrior! The omnipotence. Trasmissione finita. No, deve parlare ancora Zola. Va bene, grazie. Eccoci qui in tutta la nostra pelata, pronti ad agire in maniera più soldiers of the blessed emperor. I am Hestia Prime, a daughter of Messalina and representative of the Holy Inquisition. It is my solemn duty to stand in witness to your deeds and to record the penances you undertake. History shall remember the martyrs who fell in Atoma's defense. Grazie. May Saint Messalina walk ever beside you in the Emperor's light. Though it take a lifetime of blood and strife, Atoma shall be free. Ok, grazie. Tell me, what vediamo di riscuotere qualcosina anche con qui. Messalina. Vabbè, allora direi che qui possiamo spostarci un attimino all'armeria, livello 2, non possiamo fare niente. Quindi ci accontentiamo di quello che ci dà così un po' abbastanza miseramente. Però abbiamo già un copricapo, signore. Abbiamo guadagnato in qualche modo quanto ottimamente presieduto l'Imperium Humanum. E a questo punto, ragazzi, abbiamo anche tante cose. Mettiamoci un emblema lo stesso, titolo lacché, ovviamente siamo dei lacché anche noi. Abbiamo questa posa, accessorio niente, direi che c'ha la bomba atomica questo come accessorio. Bene, direi che talenti non possiamo equipaggiare nulla. Fusiker di livello tot, con la mia pelata mi lancio in tutta il fragore di questa fantastica missione. E vediamo un po' cosa riusciamo a fare a livello rivolta, ragazzi, anche se abbiamo delle armi del cavolo. Lanciamoci lo stesso
che noi non abbiamo paura di niente, perché I'm warrior, I'm warrior, I'm warrior, ragazzi, I'm warrior. Molti dubbi su questa missione, però d'altronde no, riconnettiti, non so che è successo, devo aver spinto per sbaglio un qualche tasto. Ah, bene bene, abbiamo Fusaiker livello 1 e lanciamoci, dicevo, in questa disconnessione dal server. Niente, va bene, lo sappiamo, ragazzi, sappiamo. Vorrei fare semplicemente una missione semplicemente, ragazzi, senza colpo ferire, livello semplice, partita rapida, dai, partita rapida, partita rapida, niente, partita rapida, partita rapida. Sarà possibile? Chi lo sa, chi lo sa. Guarda che livelloni che stanno qua, ragazzi, che livelloni di Tiger che stanno qua, tutti con le armature, roba seria, ragazzi, roba seria. Ispeziona, ispeziona, minchia, che stile, 523. Questo cos'è? Ma uno zelota. Va bene, io sono pronto a livello 1, ragazzi. Vediamo noi cosa possiamo fare. Questo è livello 1 col cappuccetto. Direi che ci possiamo anche lanciare. Abbiamo un certo Simone Psionico, dubbia provenienza italiana probabilmente. Comunque, direi che Gauss ci aspetta. We'll use that to tailor a shrivey unguent that can kill off that festering tree in Hablarinax. My advice? Wear gloves and breathe as little as possible. You come back infected and you won't be coming back at all. Bene, 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 bene. Direi che possiamo andare. Direi che possiamo andare. Non so bene cosa mi faccia questa F, la cosa speciale, però abbiamo un potere speciale che non ho idea di cosa faccia. Questo è un problema di non leggere. Aspetta, abbiamo, posso spingere G. Fa la G, ragazzi, è il potere, questo è il potere psionico, allora fantastico. Vedremo, vedremo, vedremo. Ah, ok, gli scoppia il cervello praticamente. Va bene, invece così, va bene. Ok, ok, Psionico veramente cattivo. Non so, sembra che li allontani malamente. Non so, non so, ragazzi. Questa pistoletta va bene, va bene. Facciamo il nostro super potere.
calmi, signori. Un attimo di calma. Tutto andrà bene. Va bene, va bene. Prendiamo i grimori, ma anche no. Anche no, signori. Anche no, i grimori. Sinceramente. Preferirei di no. Però vediamo un po' che dice la squadra. Vediamo, vediamo. Squadra è lì. Dove è la meta? La meta? Qua. Ok, perdonate, perdonate. Controllo di pressione un attimo. Ok. The door's open. Poteri, esplode i crani, esplode i crani. Sa che sono abbastanza neofiti questi ragazzi. Siamo a posto, siamo veramente a posto. Teschio. A well equipped med station. Do you seek to stop the pain and avoid the fall? I can. Medipack. Engagement ready. Ragazzi, ok, se abbiamo messo al teschio, vediamo dove ci porta, probabilmente a morire. Ok, lui non muore ancora, bene. Andiamo ragazzi, andiamo. Dove è andato? Ah, dobbiamo usare l'auspex qua. Faranno? Non lo so.
non so se si ricordano, devono curare. Ok, andiamo. Bene, allora. Ok, vediamo l'altro. Ok, invece abbiamo fatto tutto. Bene. Ok. Ok, allora, che dobbiamo fare? Servoteschio, seguire il servoteschio, seguire il servoteschio. Servoteschio giù. Arriva qualcuno, arriva qualcuno. Sì. Merda. Dagliele, dagliele. Ottimo. Oh, qualcuno è rimasto colpito. Da come? Dove cazzo si sale, eh? Merdaccia, non c'è altro. Merdaccia che non siete altro. Ma raga, un attimo che vi piazzo il... Un attimo. Raga, che cazzo state? Maledetti a voi che vi portate avanti. Ok, piazziamo qua, piazziamo qua. Ok, io vado a salvare a quello là. Timone, un attimo. È andato. Oh, personaggio che più ha a che fare con il warp. Ok, adesso cerchiamo il fatto apposta. Raga, però bisogna cercare. Cazzo, ragazzi, vediamo qui se riusciamo a trovare questa altra. Lontano, ancora lontano. Ok, andiamo con il corpo.
Abbiamo trovato. Vediamo già il servo teschio. Arriviamo. Arriviamo. Attimo. Andiamo. Ok. Attento. Apri di porta. Va bene, vedo che siamo pronti. Sai che fanno queste abilità, non saperlo. Qui ne vediamo gli effetti. We're better off with her formidable mind on our side. E voi ragazzi, che ne pensate? Usate lo psionico e i vostri gameplay su Darktide, ma soprattutto giocate a Darktide Warhammer 40.000. Nel caso di no, vi invito a fare abbastanza simpatico, ma libera scelta, la scelta è vostra, libera. Io lo ritengo un gioco fatto abbastanza bene. Bene, proviamo verso il blocco o qualcosa. Ok. Buono. Mi faccio scoppiare le teste, ragazzi. Ecco qua. Andiamo. Ho lento questa costruzione. Direi che possiamo anche scendere, saliamo. Diciamo che questo livello è più classico sparare tutto con la forza di fanno abbastanza rapida da eliminarsi. Beh, la nostra abilità posto della granata è abbastanza particolare. Reaching the
tipo quello. No! Finita ragazzi, finita. Dubito molto nella capacità di questi due. Tra l'altro siamo rimasti con un bot. Di due più bot. Di salvarmi da questa. Dai, 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 dai. Grande, grande. Pessimo. Assuming this unguent of striving is all the correct
Come on, Sparkhead, fight on. Kind of you, brute. Siamo peggio. Eccola qui la pasta. We'll get you back on your feet, veteran. You've seen the dearest injury. Dov'è la bestia? Ma questa è una bestia grossa. Initiating crowd control. Ecco qui, è morto. Bene. Bene. No, io non lo so fare qua, porca me. No, raga. No, raga. No, vabbè, ciao. Proprio, ciao, ciao, proprio. Eccoci qua. Protocol requires you to help! You leave me no choice! Fluttering right! Stand back! Step Bowman! Bowman neutralized! Ammo! How gratifying! Cazzo si fa il minigame, spero che ci riesca. Engaging war protocols! Parla vostra. Niente ragazzi, il minigame non lo sa nessuno. Beh raga, ma come sa il minigame qua? Ci provo, vediamo. Allora. We'll face it fury. Nessuno che fa il mio gioco. Ovviamente qui bastardi. Vediamo un po'. Allora. Merda, che merda ragazzi. Oh Dio santo, Dio santo, Dio santo. Non si fa, non si fa questa missione, la vedo nera. Non credo proprio di riuscire. Che riusciremo. Alto.
botte ci può salvare. Thank you, veteran. Terminate the gunner. Siamo per un gioco un po' tutti, ragazzi. Non è una vita che fa così. Meno, così lo fa. Viene a bada. Muore lì. Well stand a wound. Credo di essere morto, sì. Andiamo a reiterare questa cosa. Non sappiamo fare un gioco, siamo fortuiti. Va bene ragazzi, io vi ringrazio, sono divertente. Non eravamo di livello, almeno abbiamo preso una spada psichica infuocata, è già qualcosa nella nostra ignoranza. Spero ci sia qualche indicazione nella strategia. Enemy resistance in the hive is chewing holes in the war band. We're losing trained veterans. Ha fatto schifo, sì, ha fatto schifo. Non serve che me lo ricordate. Avrei preso un'arma? No. Allora abbiamo quiete, ripristino di robustezza, ripristino di robustezza, colpo di ripristino di robustezza, ripristino di robustezza ogni 10% di pericolo generato. Va bene. Dai, prendiamoci questi due e andiamo avanti nel prossimo. Nel prossimo niente, ragazzi, qui sta da testare un po' questo psionico che bisogna un po' capire come funziona. Qui finalmente possiamo acquistare qualche armetta. An operative lives or dies by their weaponry. But the supply situation. Can I be of service? Ok, allora abbiamo spada psichica infuocata. Clearance granted. Abbiamo un fucile di fanteria. Magic Hunter. Lo prendo. Can I assist you further? Direi che possiamo anche andare, non ci serve nient'altro, grazie. Grazie, allora vediamo un po' quest'arma. Equipaggiamo anche questo e andiamo a testare i nostri poteri. Che altro, cerchiamo di capire. Questo libera un'ondata di energia che fa barcare i nemici, mitica il 10% di pericolo. Ah, ok. Va bene, quindi questo ci abbassa un po' il pericolo quando usiamo il nostro super power di psionico scoppia teste. Va bene. You've come to learn. Ok, abbastanza avanzato. Io direi di fare il tritacarne, ovviamente a questo livello rivolto. Diciamo abbiamo la nostra spada. Ecco qua che ha dei poteri particolari che viene proprio tipo benedetta, qualcosa del genere. Mi fa più male sempre così. Capito? Fa questo. Che le spinge a distanza, perché è una grandissima arma. È un po' come una grandissima arma per far con qualcosa di speciale.
di un effetto speciale. Carica, me la rende. Ok, me la rende più letale, insomma. Vediamo contro uno di questi. Ah, proprio me li mi piace. Invece non sto scoppiando. Ok, così lo applichiamo. Ok. Vediamo lo scanner. Va bene. Ok, me li fai esplodere. Is a candle in the darkness. Many are soon to be snuffed. Come preferisco. Va bene. Vediamo un po' nella descrizione dell'arma cosa dice. Allora, spada del diavolo, spada pisica, un'arma elegante resa decisamente poi nelle mani di un psionico, invece d'attacco migliorato dai combattenti ravvicinati. Quest'arma attinge il potere proprio e crea pericoli in certe situazioni. Ok, quindi mi dà una attacchi veloci, assassini, abbattimento. Va bene, sembra molto interessante, una spada molto bella, devo dire. Cosa che un'altra spada probabilmente mi dava. E infatti non mi dà niente, è una spada normale. Va bene, direi che può bastare così. Usciamo dal psichiatra, dico.